Era il mio cane ed erano i miei binari sul mare. Lui non poteva perdersi e loro non potevano farmi del male. E invece mio padre lo stava cercando a Teufel lungo i binari. Teufel è il nome del mio cane. Mio padre lo stava cercando lungo i binari. E ci camminavamo lungo i binari, io e le mie amichette, e cercavamo l'equilibrio. E cercavamo le pietre, quelle brillanti, che poi per gioco le vendevamo al mercatino. I maschi no. I maschi cercavano le pietre tonde, quelle per giocare alle cinque pietre. Io no. Io non giocavo alle cinque pietre e non mi piaceva. Veramente non sapevo giocare. Mi cadevano le pietre dalle mani. Io preferivo i pallini. Della carabina. Quella che mi ha regalato mio padre. Io ero già arrivata davanti al binario. Nero, brillante. E non sapevo mai da dove veniva e dove se ne stava andando. E io mi toglievo le scarpe. Ci entravo dentro al binario e cominciavo a correre sul binario, e correvo, correvo, che quel binario cominciava a farmi il solletico sotto i piedi, e correvo, correvo, che quelle pietre piano piano cominciavano a scottarmi i piedi, e correvo, 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 che un giorno pure Nino, il cavallo di nonno mio, un signore cavallo, diceva lui, un cristiano di cavallo, era così bravo, ma così bravo che mica lo portava a lavorare nei campi, no, quello lo teneva solo per andare al paese vicino a prendere la pensione alla posta o andare a fare la spesa. Beh, un giorno pure Nino, il signore cavallo, se ne scappò dalla stalla e se ne venne pure lui sul binario. E galoppava Nino, galoppava, galoppava. Corri Nino galoppava, io correvo e Nino galoppava. Quante mazzate che si provò quel giorno Nino. Prozie, sventole. Ci siamo? Tre, due, uno, via! Corri Mimmo, corri, corri finché siamo giovani Mimmo, Mimmo corri, corri, corri perché è sempre bello sperare Mimmo, corri, corri, corri che è sempre bello sperare Mimmo, sperare e sognare, corri Mimmo, corri, corri finché c'è questo mare Mimmo, corri, corri, corri! Si cazzo da potava. Quando mi fermavo, Mimmo era già arrivato alla boa dei 300 metri. Sì, me ne accorgevo perché lui era pelato in testa, no? E allora il sole brillava sulla sua luna, si faceva vedere dappertutto. Ma a me non me ne fregava niente, perché allora io, finché l'aspettavo che lui tornasse, mi giravo e guardavo la spiaggia. Oh, ha tutto un altro aspetto la spiaggia se la vedi dal mare, eh? A spiagge più belle. A quasi! E devi vedere com'era prima. Il mare è trasparente. Gli ombrelloni di paglia uno a fianco all'altro. E le cabine di legno bianche con le strisce blu. Qua sta il bar. Qua vendevano il mio gelato preferito. Un cornetto con tutto intorno il cioccolato. E dentro stava una gingomma. E le partite a biliardino. Quando eravamo fatte? E tu qua dovevi venire solo per mio nonno Alfredo. Senti, lui era preciso. Solo gli abbonati possono entrare. Non ti dico poi quando abbiamo messo il megafono. Madò, ogni punto e momento lo sentivi. C'era uno bianca in doppia fila. La vita spostava a favore. C'era uno bianca targata a Taranto 37-34-15. La vita l'uomo a favore. Ma che cazzo è sta uno bianco che sta in mezzo a strada? Ma la cascata la rotta! Così con mia nonna, quella povera cristiana, manco nel balcone poteva uscire, che sentivi lui moa tra sé. Io mia nonna non l'ho mai vista in costume, perché lei manco il bagno si poteva fare. Giovanni mio era forestiero. E che cos'è la vita? L'amore quando deve arrivare, pur da dentro a casa ti viene a prendere. E che certo,
Io quell'anno lì manco stavo uscendo, che tenevo una sciatica che non ve lo dico manco, ma... Insomma, quando mi affacciavo sul balcone, prendevo un poco d'aria, entravo di nuovo. Beh, poi Giovanni mi ha detto che già mi aveva notato a me. Io no, io non lo conoscevo proprio. Vabbè, insomma, l'estate quasi che era finita, che non ti arriva mia cugina e mi fa: "Escia Marie, vistate che andiamo a fare un giro". Ancora me lo ricordo. Portavo una camicia scozzese, poi tenevi i capelli lunghi. Beh, che cosa abbiamo fatto? Manca 10 passi abbiamo fatto. E ti troviamo? Giovanni, insieme al capo suo. E ti devo dire, come mi ha guardato Giovanni quella sera lì, io non me lo posso più dimenticare. Che so cose che si dimenticano, che quasi cadevo per terra. L'amore subito è nato. Logicamente poi ci siamo conosciuti piano piano, mica come a mosse. Quanto era bello Giovanni mio, quanti ricordi. Che lui pure che era forestiero, qua si era legato di più di me. Quante piante che ha piantato, quanti alberi, quante me ne ha regalate che sapeva che mi piacevano assai. E quanti fiori non mi portava tutti i giorni. Quanti ricordi. Il nostro mare è un mare vorticoso, che tu a 14 anni forse queste cose non le sai, ma a 30 anni devi saperle. Allora tanta gente ha rischiato la vita, tanta gente ha chiesto aiuto. Una volta un uomo alzò la mano, c'era una forte corrente, il vento era grosso, il mare era rabbioso. Da un lato della spiaggia entrò un bagnante e gli diede una mano, ma non ce la faceva. Allora da un altro lato della spiaggia entrò un altro bagnante, gli diede una mano, ma non ce la faceva. Da un altro lato della spiaggia entrò un altro uomo, gli diede una mano, ma non ce la facevano. Avevano formato una grande catena umana. Che poi, se tutti ci diamo la mano, forse qualcosa a questo mondo di buono possiamo farla. Ma non ce la facevano, allora io e due dei miei prendemmo il pedalò, affrontammo la forte corrente e il mare rabbioso, raggiungemmo l'uomo e lo portammo in spiaggia, in salvo. In spiaggia c'erano tutti, uomini, donne, bambini, anziani, e ci fecero un applauso, ma uno di quegli applausi, ma l'applauso non lo fecero noi, lo fecero perché in fondo poi non sempre tutte le cose vanno a finire male. Noi avevamo la casa dell'acqua, era la stazione, sì, perché prima non c'era l'acqua potabile e l'unica fontanina dell'acqua potabile era la stazione. E allora mia madre mandava me e mia sorella piccolina con i bidoncini a portare l'acqua. Io e mia sorella, quando arrivavamo alla stazione, appena vedevamo che il capostazione si allontanava dalla cabina di comando, entravamo nella cabina di comando, che ci sembrava un'astronave, e appena si avvicinava di nuovo, subito via, nella sala d'attesa. Era grande la sala d'attesa della stazione, aveva 2 uscite, una che dava sull'esterno e l'altra che dava sui binari, e io e mia sorella avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, e quando ci stancavamo andavamo sui binari. Che noi camminavamo sui binari, anzi, saltavamo da una trave all'altra e cercavamo le pietre che brillano. Quando ne trovavamo una, la mettevamo nel nostro sacchettino. Quando questo sacchettino si riempiva, le vendevamo le pietre che brillano. Al mercatino una volta presi delle padelline, quelle di rame, quelle da bimba. Io e mia sorella ce le portavamo nella casa da grandi. Era sulle dune. Ma non erano così. Erano più alte. Oggi il mio amico treno porta i miei invitati a festeggiare. E insieme a mio padre e agli altri 2 manovali che stendono il tappeto rosso c'è anche mia madre, che fodera il corrimano della stazione con il tulle bianco e delle rose rosse. E in fondo alla scala c'è lui, che mi sta aspettando.
È arrivato. È arrivato il momento di scendere. E allora non mi metto neanche le scarpe, tiro su il vestito e corro giù per le scale della stazione. Apro il portone d'ingresso e dietro il cancello c'è lui. Salta il cancello, mi corre incontro, inizia ad abbaiare, a scodinzolare. Mi poggia le zampe sul petto e comincia a leccarmi dappertutto. Teufel, smettila! Smettila! Teufel! Smettila, Teufel! Smettila, Teufel! Mi ricordo le reti, bagnate d'acqua e sale, che sfregavano sulle mani, bruciavano. Ma vuoi mettere la soddisfazione di tirare tutto quel pesce e quel ben di Dio che il mare ci aveva regalato? E allora noi dalle reti, uno ad uno li toglievamo. Però poi, quando ci regalavano quel piatto di pesce fresco, un poco d'olio, una girata e una voltata, e che ti mangiavi? Mangiavi il mare, ti mangiavi. Che cucinare? È pure buono, c'è te qui. A proposito, apri il mobile. Sanno il limoncello e il mirto. Ma che fatti? Tu bevi, bevi. Ti piace? Se ti piace ti do pure la ricetta. La ghiatene da qualche bagno. Ti piace? E quello è mirto. Per fare quello ci vogliono 2 anni. Ci vuole tanta pazienza, a voi. Ci vuole pazienza con marito, ci vuole pazienza con figlia e ci vuole pazienza pure con mirto.